Ibrahimovic purtroppo non a caso dove va lui si vincono gli scudetti. Poi anche ho visto bene Rubinho, è una bella coppia, coadiuvata da una squadra molto forte fisicamente, quindi era dura per noi. Quindi non è troppo Milan che ha messo in campo le qualità che ha messo anche di fronte ad altri avversari, non solo a noi. È difficile quando hai contro un giocatore così imprevedibile, così bravo a fare assist, così bravo a far gol, anche se sei messo bene, è dura, diventa dura. Lo è per tutti, non solo per noi. Però la prestazione Bologna è stata buona per me oggi, è stata molto buona. Una sola cosa, abbiamo fatto qualche errore, siamo tornati a fare piccoli errori difensivi e col Milan non li puoi fare, e forse un po' di stanchezza, forse c'è stata anche un po' di stanchezza, non mentale ma fisica proprio, probabilmente. Qualche decisione arbitrale? Io a Rocchi uscendo gliel'ho detto, quindi non è che faccio mistero, io sono abituato a dirgli quello che penso anche all'arbitro. Credo che abbia arbitrato bene in generale, però ha avuto più protezione e riguardo nei confronti del Milan, sicuramente al 100%. Ecco, questo non è, credo che sia, il Milan vinceva lo stesso, non è un problema. Io lo so che è così, però agli arbitri, 22 anni che faccio il professionista. E non ho mai allenato Inter, Milan, Juve, ho allenato solo tre anni il Parma, che non è Inter, Milan, Juve, e so cosa vuol dire, non c'è niente da fare. Quando incontri, se l'arbitro, pochi arbitri hanno avuto la forza comunque di essere sereni nelle valutazioni, non dare più protezione nelle piccole cose, perché poi alla fine il Milan vinceva lo stesso, non è che c'entra niente l'arbitro. Però io credo che bisogna essere veramente imparziali. Se fischi un certo tipo di fallo dalla parte di là, lo devi fischiare anche dalla parte di qua. È una battaglia persa. Non lo so, è sempre così, è inutile che ce lo diciamo. Boh, non so perché, però è così. Non chiedetemi perché, per come, per quando. È così e fine, insomma. Però non è che Rocchi abbia arbitrato male, ecco, non è che ha fatto. Ci sono queste cose qua che non riusciamo mai a vedere imparzialità totale, ecco. Da prima Scarpa ha detto che eventuali, paura, no, dico così perché allora. Se andiamo a vedere lo stadio, oggi credo che ci sia stato vicino, la gente ci è stata vicina, anche nonostante abbiamo perso, credo giustamente hanno fatto quello che più di così non possono fare, stando vicino comunque la squadra, hanno capito che comunque noi fino all'ultimo ci siamo impegnati, abbiamo costruito un paio di occasioni gol, alla fine abbiamo sbagliato anche il rigore, quindi l'impegno da parte nostra c'è stato, dei ragazzi soprattutto. Però io so com'è questa attività qua, è molto umorale, allora io spero che una sconfitta non determini poi un cambio di direzione o di idee, perché non era certo con il Milan che noi dovevamo fare la partita decisiva. Noi stiamo andando bene, stiamo marciando a buon ritmo, quindi credo che per quello che sono i nostri obiettivi, insomma. Ieri aveva detto che comunque fosse andata, c'era qualcosa da perdere o qualcosa da guadagnare. Dopo una partita come questa, che cosa ha guadagnato il suo Bologna sul campo e che cosa ha perso? Ma noi abbiamo perso con onore, noi abbiamo dato tutto, quindi io sarei stato preoccupato se avessi visto una squadra con un calo di tensione, con la voglia di non andare a fare il gol, invece ho visto una squadra che magari non aveva, probabilmente non aveva, ve lo avevo detto anche ieri, avvertivo un po' di stanchezza, perché noi l'abbiamo sofferta un po' più del Milan,
martedì, mi sa martedì che ha giocato il Milan, o mercoledì, non mi ricordo. Mercoledì, che ha perso poi con l'Ajax, perché ha fatto riposare tutti, giustamente aveva già passato il turno. E ce li siamo trovati un po' più tonici fisicamente, ma noi mentalmente c'eravamo. L'abbiamo dimostrato proprio, tu non vai a fare occasioni da gol alla fine, sbagli anche a rigore, cioè procuri il rigore, quindi vuol dire che c'eravamo sotto quel profilo lì. È il fisico che probabilmente è qualcosa, siamo calati, ecco, fisicamente, ma è normale, è umano. È normale che non volesse competere assolutamente, ma ho avuto fino all'inizio l'impressione che il Bologna oggi non avesse gli occhi della tigre, cioè quella carica agonistica che avevano avuto le partite, però lei l'ha già detto, ci può essere un calo fisico, gli occhi o della c'è tigre. Un problema societario che pian piano comincia a venire fuori, questo sarebbe grave. Guarda, se tu mi fai una domanda che io sapevo che qualcuno me la faceva, no, perché allora devo tornare indietro e dirvi che noi non ci interessa niente, noi facciamo quello che dobbiamo fare, noi andiamo avanti per la nostra strada, indipendentemente da quello che succeda, che rimanga l'attuale presidente, che entrano degli altri, siamo dei professionisti e lottiamo affinché il Bologna faccia bene. Quindi non c'entra niente questo aspetto qua, assolutamente. Noi avevamo gli occhi della tigre, ma a volte anche la tigre, quando ha corso tanto, deve riposare, capito? E quindi, a meno che, non lo so, gli fai qualcosa che non si ferma mai, ma non conosco né animali né uomini che non hanno un attimo nella loro vita di umanamente, che magari possono anche avere un attimino di calo fisico, ecco. L'avevo visto bene, era uno di quelli freschi, credo che lui abbia la giocata, l'ha dimostrato anche oggi, però alla lunga gli è mancato un po' di ritmo, può fare molto di più. Può fare di più, l'ho visto un po' in calo, però lui ha fatto vedere che comunque c'ha la giocata, credo che abbia fatto una grandissima parata a Biati, magari cambiava anche la partita se gli si faceva gol. La differenza è stata lì che subito dopo il Milan all'ottavo mi sembra ha fatto gol, quindi siamo andati in salita. Ha fatto gol, ma no perché lì abbiamo sbagliato, è perché credo che Ibrahimovic ha fatto una cosa... Uno che vede calcio, che conosce calcio, lì non c'è tanto errore, lì c'è una giocata straordinaria, un passaggio straordinario di un fuoriclasse, insomma. E non c'è niente da fare di fronte a quelle cose lì. Te l'ho detto, io ve l'ho detto ieri, lì si fa una scelta, si dice cosa fai, cambio, faccio riposare, faccio stratega, vado, tengo magari, si dà per scontato a volte che nella calcio col Milan si possa anche perdere, e allora poi dentro di te è rammarico comunque che non hai fatto le cose per bene, io ho mandato in campo quella che ritenevo la miglior formazione. Nel pensare le cose, e ci stava anche che Mudingai prendesse un'altra munizione, però abbiamo 8 centrocampisti e quindi credo che lo sostituiremo, ecco. Ne abbiamo 2 al palo perché Perez e Mutarelli sono infortunati, però ne abbiamo altri 6, quindi sicuramente lo sostituiremo, ecco. Vabbè, giocheranno i giovani. Ma io per esempio a Napoli li ho visti bene, ecco, i giovani che hanno giocato li ho visti bene e là abbiamo perso per errori individuali, oggi un po' meno, oggi sì, forse in occasione del secondo gol di Rubinho, forse
c'è magari un errore di valutazione tattica, però poi per il resto anche il terzo gol l'ho rivisto lì, è una giocata di uno, fa un controllo eccezionale, conclude in maniera eccezionale, quindi c'era poco da fare lì.